se i colleghi lo consentono. Prego. Signor Presidente, la ringrazio. L'Assemblea, come lei ricordava, è chiamata a esaminare il disegno di legge recante la ratifica della Convenzione di Minamata dell'ottobre 2013 sul mercurio. La Convenzione prende il nome dalla località giapponese teatro di uno dei peggiori disastri ambientali della storia, determinato dagli sversamenti decennali di acque reflue contaminate al mercurio operati da un'industria locale ed è entrata in vigore a livello internazionale il 16 agosto del 2017 ed è al momento stata ratificata da 114 paesi. È composta da 35 articoli, 5 allegati, affronta l'intero ciclo di vita del mercurio dall'estrazione primaria alla gestione dei rifiuti ed ha come obiettivo la protezione della salute e dell'ambiente dalle emissioni di questa sostanza e dei suoi composti nell'aria, nell'acqua e nel suolo. In particolare dispone delle restrizioni in materia di estrazione e di commercio internazionale del mercurio, vieta la fabbricazione di un'ampia gamma di prodotti con aggiunta di mercurio, limita l'uso del mercurio in prodotti e processi industriali e l'adozione di misure per ridurre le emissioni provenienti dall'estrazione dell'oro a livello artigianale e dalle attività industriali. Come evidenzia la relazione al disegno di legge, la ratifica della Convenzione non comporterà impatti significativi sul nostro sistema produttivo ed economico, essendosi nel corso degli anni l'Italia già adeguata ai regolamenti europei e alle direttive che disciplinano aspetti coperti dal testo internazionale. Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli e gli oneri complessivi del provvedimento per l'Italia, fra spese per l'attuazione del testo, per la partecipazione alla conferenza e per gli obblighi derivanti dall'essere uno Stato parte, sono pari a 482.660 euro per l'anno 2020, 440.000 euro ad anni alterni a decorrere dal 2021 e 452.660 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2022. Preciso come un emendamento del relatore abbia spostato dal 2019 al 2020 la decorrenza iniziale dell'onere economico per questo provvedimento. La Convenzione non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale né con l'ordinamento europeo né con altri obblighi internazionali assunti dal nostro Paese. Pertanto propongo l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea. Grazie Presidente. Grazie Senatore Procelli.